Spazi pubblici e spazi privati. Geografia per bambini. Ciao bambini! Nello scorso episodio abbiamo conosciuto gli spazi chiusi e gli spazi aperti. Anche in questa piccola lezione parleremo di spazi. Questa volta conosceremo gli spazi pubblici e gli spazi privati. Infatti, gli spazi che frequenti tutti i giorni possono essere pubblici o privati. Gli spazi pubblici sono aperti a tutti. La scuola, per esempio, è uno spazio pubblico perché è aperta ai bambini, alle bambine e alle persone che ci lavorano. Negli spazi privati, invece, possono entrare solo alcune persone. La tua casa, per esempio, è uno spazio privato perché puoi entrarci solo tu, la tua famiglia e chi è invitato. Ora ve ne parlo un po' meglio. Gli spazi pubblici sono luoghi che possono essere frequentati da tutti i cittadini. Si chiamano anche servizi perché hanno una funzione che permette alle persone di vivere meglio. Ad esempio, il supermercato ci consente di fare la spesa. Dunque offre un servizio ai cittadini. Gli spazi privati sono luoghi in cui possono entrare solo i proprietari o le persone che ne hanno il permesso. Oh, che carina questa casa e che bel giardino! Qui non possono entrare tutte le persone che ne hanno voglia. Lo so, si tratta di un'abitazione privata. Vi entrano solo i proprietari. Esatto, bambini. Adesso facciamo un indovinello. Ditemi di quale spazio si tratta. È uno spazio pubblico. Serve per fare delle passeggiate nel verde e per giocare all'aperto con gli amici. Ci sei? La risposta è il parco. È uno spazio pubblico. Andiamo avanti. È uno spazio privato. Serve per dormire, per giocare e per studiare. Cos'è? La risposta è la cameretta. Ricorda, ogni spazio ha le sue regole di comportamento. Ad esempio, vediamo i comportamenti corretti da tenere in biblioteca. Parlare sottovoce per non disturbare chi sta leggendo. Avere cura dei libri, non rovinarli, non scriverci sopra. Ricorda che gli spazi pubblici sono utili a tutti, perciò rispettali, perché non sono solo tuoi. Come ultima cosa, riflettiamo sulla funzione degli spazi. Come sapete, gli spazi pubblici hanno una funzione, cioè servono per qualcosa. Ora osservate l'immagine. Gli spazi pubblici rappresentati servono per che cosa? Rifletti e prova a dirlo a parole tue. Il supermercato serve per... La farmacia serve per... Il cinema serve per... Il teatro serve per... L'ospedale serve per... La scuola serve per... Lo stadio serve per... La stazione serve per... Bene, anche oggi abbiamo imparato nuove cose. Ma prima di lasciarci facciamo un riassuntino.
Gli spazi pubblici sono quelli in cui tutti possono entrare. Hanno precisi orari di apertura e chiusura e regolamenti che vanno rispettati. Gli spazi privati possono essere usati solo dai loro proprietari o da chi è autorizzato. Non perdere il prossimo video in cui parleremo degli elementi mobili e fissi. Bye bye!